queste sono le aree. In ognuna di queste aree noi possiamo avere più o meno autostima, cioè più o meno livello di percezione. È ovvio che più la percezione è coerente, diciamo così, tra tutte queste aree, più la persona sarà in armonia. E per meglio definire, diciamo così, qual è la percezione che noi abbiamo, possiamo definire due macro aree, che sono la qualità della vita in generale. La qualità della vita vuol dire il successo che abbiamo e il benessere, cioè il benessere è inteso come stare bene con se stessi, fondamentalmente una comunicazione più verso l'interno e una comunicazione più verso l'esterno. E quindi vi chiedo di rispondere alla domanda: accenderesti, se tu potessi, la stella del benessere o la stella del successo? Quindi vi chiedo di alzare la mano. Ora, tutti quelli che credono che hanno acceso la stella del benessere è perché pensano di vivere nel malessere. Tutti quelli che hanno acceso la stella del successo è perché credono di vivere nell'insuccesso. Questo ci dà già un'idea in quale area, diciamo, dobbiamo andare più a lavorare. Potremmo farla ancora più precisa. In quale di queste aree vorresti accendere? Quale stella vorresti accendere? La stella dei rapporti sentimentali affettivi? La stella dei rapporti con la famiglia d'origine, con la famiglia acquisita? E la stella che vuoi accendere è la stella che ritieni deficitaria. Allora, perché quindi avere disistima quindi comporta un loop estremamente negativo? Comporta un loop estremamente negativo perché cosa comporta? Comporta che se io ho disistima, agirò, diciamo, metterò in atto dei comportamenti che confermino la disistima, quindi avrò un risultato negativo e questo risultato negativo andrà ad aumentare ancora di più la mia disistima e quindi entrerò in un loop in cui ad un successo se ne aggiungerà un altro. Viceversa, se ho autostima otterrò risultati positivi che aumenteranno ancora di più la mia autostima e quindi innescherò un loop positivo. Allora, e questo è quello che si manifesta, diciamo, è quello che si manifesta, è quello che succede. Però la cosa fondamentale da tenere in considerazione è quella: quali sono i pensieri che alimentano la disistima? Ora, i pensieri che alimentano la disistima nascono dai conflitti interiori. Se noi non avessimo conflitti interiori, potremmo dire che non avremmo bisogni, e se non avremmo bisogni, saremmo dei vincenti in ogni area della nostra vita, fondamentalmente. Nasce tutto dai conflitti interiori o dal livello soprattutto dei conflitti interiori, perché
un certo livello.